Gioia è una diciassettenne atipica, che ha un rapporto conflittuale con i genitori, soprattutto dopo che si sono separati, al punto che farebbe qualsiasi cosa, o quasi, pur di non tornare a casa dopo la scuola. In realtà il rapporto non è idilliaco nemmeno con i compagni di classe, e non perché lei si senta migliore o diversa, ma perché pare che non riesca a trovare nessuno che la capisca, con il quale poter parlare senza dover fingere e senza essere banali. All'improvviso però arriva Lo, che sembra riuscire a toccare da subito le sue corde più sensibili. Il problema è che non si chiama veramente Lo, nasconde un segreto terribile e a un certo punto sparisce senza lasciare traccia. Enrico Galiano scrive un noir per adolescenti che sacrifica la complessità dell'intreccio alla tenerezza e all'introspezione, di cui invece abbonda. Il risultato è molto buono, il ritmo è vivace e il tutto è condito dalla brillante trovata delle parole intraducibili. Spuntano di continuo termini nelle lingue più disparate, dai significati che sorprendono e fanno riflettere. Eppure Cadiamo Felici è un libro interessante e ben scritto, che ci mostra la scuola come dovremmo vederla tutti i giorni, cioè un posto dove i ragazzi imparano a crescere oltre che a studiare.